Prima l'assestamento di bilancio relativo all'annualità 2021, poi l'approvazione del documento di economia e finanza per il triennio 2022-2024, seduta di giunta regionale ieri quasi interamente dedicata ai temi contabili, quella andata in scena ieri pomeriggio alla cittadella di Catanzaro. Nel testo varato dall'esecutivo sono illustrate le linee politiche strategiche che costituiranno la base per l'elaborazione del bilancio di previsione pluriennale, oltre agli indirizzi strategici e operativi impartiti agli organismi strumentali e alle società partecipate e controllate. Il documento, che a breve sarà trasferito all'esame del Consiglio regionale della Calabria, contiene anche una tabella riepilogativa dei lavori pubblici che dovrebbero partire nel triennio di riferimento a seguito di ricognizione svolta nell'ambito delle programmazioni di settore. Si prova così ad accelerare per arrivare così all'approvazione del bilancio di previsione e entro il 31 dicembre ed evitare così l'esercizio provvisorio e tutte le conseguenze che ne derivano. Tutto questo mentre si attende la data e il 10 dicembre il giudizio di parificazione della Corte dei Conti sul rendiconto regionale relativo all'esercizio finanziario 2020. Nei giorni scorsi c'è stato un primo confronto tra i magistrati contabili e il governatore Roberto Chiuto, utile per avanzare rilievi e osservazioni alla relazione inviata in via preventiva ai vertici della cittadella. I riflettori sono soprattutto puntati sulle società partecipate e gli enti strumentali della regione che spesso hanno riservato più di un problema in termini finanziari e gestionali.